Ciccioli belligeranti, buongiorno e bentornati dal vostro dittator Lawrence. Nel lungo viaggio di ritorno da Tbilisi, sovraccarico come un mulo da soma, il nostro baliano sta cercando di portare un quantitativo importante di riserve di cibo, soprattutto di grano, nel regno d'Outremer, nel regno crociato. E ci sono tante cose che vi devo dire, ragazzi, in questo episodio, quindi preparatevi perché alcune sono belle, altre un po' meno. Buongiorno Ciccioli Crociati. Allora, partiamo subito da un qualcosa che ho riscontrato guardando un po' un attimino il mondo che ci circonda, ed è un discorso relativo al matrimonio. Allora, una cosa che ho notato, e ve la faccio anche vedere andando a prendere, che ne so, ad esempio Re Filippo di Francia, vedete? Il punto qual è, raga? Il punto è che ho notato che tutti i sovrani, o comunque tutti i nobili, in questa mod hanno dei figli piccoli. Non ci sono PNG femminili, diciamo maggiorenni, adatte al matrimonio. La mod è fatta per garantire la possibilità di sposarsi un pochino più in là nel tempo, quindi dobbiamo accantonare per il momento l'idea di sposarci. Questa è una cosa che mi fa abbastanza triggerare, ma d'altro canto ci dobbiamo comunque adattare. Allora, io volevo tornare a Gerusalemme, ragazzi, perché tutto questo sovraccarico che abbiamo lo volevo depositare nelle nostre scorte private, visto e considerato che non abbiamo la possibilità. Chi è questa Mary? House Flanders, vediamo un po'. House Flanders, allora, Crusader States, Arda di Armenia, non l'abbiamo neanche incontrata. Mary è sposata, sta stronza, vedi? Beatrice, anche lei non l'abbiamo incontrata. Allora, facciamo una cosa, proviamo ad andare ad Aleppo. Proviamo ad andare ad Aleppo, voglio vedere se in fortezza c'è qualcuno. C'è Tancredi e c'è Fulkers. Parliamo un attimo con questa gente qua. A questo ci avevamo già parlato. E con Tancredi? No, non ce la facciamo. Niente. Mentre invece all'arena c'è qualcuno? No, non c'è nessuno. Niente da fare. Tra l'altro, se, come avete ben notato, ho lasciato liberi i miei companion, così almeno riusciamo a muoverci un pochino più velocemente, anche se adesso, vabbè, siamo lenti come dei chiodi perché abbiamo un sacco di grano. 2190 di grano da portare è veramente, veramente tanto. Per quello volevo tornare a Gerusalemme e lasciarne un po' nelle scorte, perché venderlo, se riusciamo a venderlo ad un buon prezzo, ok, ma se il prezzo, come abbiamo visto ad esempio ad Aleppo, è ancora, come si dice, troppo basso, cioè non ci conviene, allora ragazzi, a quel punto lì lo stipiamo e lo vendiamo quando c'è carestia. Facciamo un po' come ha fatto, come si dice, Marco Antonio durante il periodo dei triumviri, quando lui era governatore dell'Egitto, si è impossessato di tutte le scorte per poi dopo distribuirle al popolo di Roma e passare come il magnanimo di turno. Invece era solamente un laido opportunista.
E noi però non ci possiamo permettere di smenare dei denari. Tra l'altro, nello scorso episodio abbiamo venduto i nostri workshop. Adesso dobbiamo mettere da parte un po' di soldi perché voglio provare a fare degli investimenti. Voglio fare un doppio investimento, perché mi è venuto anche qua un dubbio. Allora, se è vero che ci sono dei problemi per quanto riguarda la scelta dei tratti quando create il personaggio a inizio game, per dire, con le culture custom, ok? Quindi quelle che non sono culture convertite dalla versione vanilla, non so, ad esempio i Batanians li hanno fatti diventare i francesi e così via discorrendo. Ci sono delle culture che sono state create ex novo, come ad esempio quella italiana, no? O anche la nostra. Bene, in quei casi c'è un bug. Io non vorrei che anche con le città che non fanno parte del primo aggiornamento della EuroPlanMe Project, e quindi quelle che sono state aggiunte dopo, mi riferisco alle nostre, a quelle dell'Egitto, a quelle che cavolo ne so dell'Anatolia, non ci sia lo stesso bug, perché noi comunque il workshop che abbiamo in Francia funziona benissimo. Quindi non vorrei che sia dettato da quel fatto lì. Allora, vediamo un po' qua. Grano a 11, ecco, per esempio noi qui possiamo vendere qualcosina, fino a 7 io direi vendiamo. Il pesce, pesce possiamo venderlo ad Aleppo volendo. Allora, io direi andiamo in gestione della città, giusto per capire qua i soldi come stanno messi. Buttiamogli dentro ancora un centello. Abbiamo fatto i laboratori. Molto bene. Allora, io direi facciamo il mercato, poi facciamo la fiera, il granaio. Siamo a sviluppare qua. Ok. Poi direi andiamo in fortezza, andiamo in scorta segreta. Qui abbiamo un sacco di armi, eh. Qui abbiamo un sacco di armi. Noi potremmo prendere queste armi, andare in forgia e iniziare a smeltare. E iniziare a smeltare. Perché così almeno miglioriamo un po'. Noi qua a livello di capacità di carico come siamo? Siamo molto fuori perché abbiamo ancora tanto grano e tanto pesce. Allora, il pesce dov'è che andava venduto, scusa? Ad Aleppo. Quindi dobbiamo salire ancora ad Aleppo. Via, e si va. Attenzione ragazzi, perché lungo la strada di Aleppo noi siamo stati attaccati dai Seljuk. Attenzione, siamo stati attaccati dai Seljuk. Chiamiamo subito i nostri companion, ragazzi, e torniamo a Gerusalemme perché dobbiamo lasciare giù assolutamente tutto quanto. Allora, ma qua marciamo a Medina. Qua marciamo secchi a Medina, ma prima devo andare in fortezza. Scaricare un po' di roba perché qua se no si rischia davvero davvero tanto. Tipo tutte queste materie prima a noi non serve portarcele in giro, anche il legno massello lo scarichiamo giù. Poi direi il pesce. Il pesce lo lasciamo giù, così sta lì a macerare, mio signore, che schifo. Noi reclutiamo queste truppe. E qua direi iniziamo ad andare verso Aleppo. Allora, vediamo se riusciamo ad andare a Tel Aviv. Magari riusciamo a reclutare qualcosa. Ok. Perfetto, 278 is the magic number. Andiamo secchi giù. Andiamo secchi giù nella speranza che Eustace faccia disastri nella zona di Mosul. Noi ce la dobbiamo cavare da soli qua sotto. Abbiamo comunque dei feudi alleati, questo ci potrebbe dare una grossa mano.
tutto sta nel capire quanta e che gente c'è dentro a Medina, la città santa di Medina. Quella che ci è stata strappata malamente l'altra volta, vediamo se adesso riusciamo a riprendercela con gli interessi. Allora, vediamo se i nostri, come si dice, i nostri compagni riescono a reclutare qualcosa qui, ma dubito fortemente. Mandona, parliamo con Boemondo già che è qua. Well, and who do we have here? Very well. What do you prefer? No. Non ha figlie papabili. Allora, noi andiamo a Taima. Iniziamo a raidargli tutti i villaggi. Ci stanno anche 40 predoni che... Allora... assaltiamo il villaggio. Inviamo le truppe. E via. 30 di oro. Vai così, vai così. Chi dice che saccheggio? Quel testimone, tutta Gerusalemme, nostro signore. E io, quel testimone, è un saraceno. Mente! Mente, mente, mente. Poi ci facciamo anche il villaggetto del pesce e poi proviamo ad andare a Medina. Perché a quel punto lì sarebbe tagliata fuori da replenishment. Abbiamo preso anche dei muli, mio signore. Abbiamo preso anche dei muli. Molto bene. Noi cibo ne abbiamo da buttare proprio. Cibo ne abbiamo da buttare. Qua c'è Frederick. Frederick ha i figli? Non credo, perché questo qua mi sa che è tipo un Merx. Well, oddio, ma è un lampadina. Very well. No, c'hai un cavallo Nashawi, quanto vuoi, 1200 te lo compro, dai. Allora, andiamo a farci Yambu e poi attacchiamo Al-Madina. Che tanto dubito... Dubito possa difendersi, nel senso che noi nella scorsa guerra gli abbiamo decimato un sacco di truppe lì. Ok, gli leviamo proprio tutto il foraggiamento di cibo. Tutto il foraggiamento di cibo, tutto il globo terraqueo. Quello che vuole fare questo governo è andare a cercare gli scafisti lungo tutto il globo terraqueo. Abbiamo trovato anche del legno, che male non fa. Potremmo utilizzarlo per crocifiggere gli infedeli. Che dite? Vi piace come idea? Ok, e adesso andiamo a Medina. Adesso andiamo a Medina, c'è una skill, C'è una skill per Baliano in intendenza. Cibo extra per ogni alimento saccheggiato dal tuo gruppo durante gli assedi, meno 25% dei salari delle truppe nel tuo gruppo quando fa parte di un esercito. Questo non è male. Le armature scartate vengono donate alle truppe per esperienza aggiuntiva. Anche questo non è male. Facciamo la promessa di pagamento. Omar lo studioso ha skillato in illegalità. Noi abbiamo possibilità di dar via un po' di roba qua. 1114 di esperienza. Diamola via. E vedi qua che sono skillati un po'. Bene, e partiamo con l'assedio di Medina, ragazzi.
560, sono tanti ragazzi, sono tanti. Loro hanno 10 giorni. Loro hanno 10 giorni. Potrebbero anche decidere di rompere l'assedio e di attaccarci. Allora, dai. 9 giorni. Ci vuole un po'. Ci vorrà un po'. Qua dobbiamo farne morire un po' di fame, eh. Quindi io direi, ragazzi, facciamo un salto temporale. Allora, trabocchi costruiti. Abbiamo messo in costruzione anche 4 catapulte che al termine verranno utilizzate, diciamo, nella seconda fase. Gli strumenti d'assedio come le torri e l'ariete sono già pronti e mancano 5 giorni al deperimento forzato. 5 giorni al deperimento forzato e ci siamo. E possiamo iniziare il bombardamento, così li bombardiamo per quei 3 giorni che rimangono. E questo dovrebbe darci la possibilità di, diciamo, appianare questo divario numerico, perché alle attuali condizioni noi non saremmo in grado di entrare a Medina. I difensori hanno troppi uomini e soprattutto troppi tiratori, cioè 300 tiratori in difesa sono... cioè, impareggiabili. Allora iniziamo a schierare i 3 trabocchi, così iniziano a fare il loro lavoro. Ok, molto bene, partito il bombardamento. Allora sposta e tira fuori anche il quarto trabocco. Molto bene. Mancano 3 giorni all'inizio del deperimento. Noi abbiamo skill. Va che skillano intanto. Molto bene. Molto bene, ragazzi. Dai che ci siamo. Sarei anche curioso di sapere che cosa stanno facendo gli altri nobili del regno. Tanto attenzione, si è ribellata a Napoli, eh. Il nostro re ha ingaggiato gli ospitalieri. Molto bene. E che adesso abbiamo le brecce e mancano 2 giorni. Una breccia fatta. Seconda breccia fatta e adesso iniziamo a mettere le cata. Iniziamo a mettere le cata. Perfetto. Ottimo. Ottimo, ottimo. Allora, se loro deployano uno alla volta adesso non hanno più speranze. Perché non riusciranno mai a tirare un colpo in 1v4. Ultimo giorno di supply, eh? Attenzione. Ultimo giorno di supply. Perfetto. Dai che adesso li massacriamo. Qua c'è un'altra skill. Skill per Baliano, ingegneria. Allora, più 33% punti ferita per gli ariete e le torri d'assedio. Più 12% velocità di costruzione dei progetti nella città che governi, che non sarebbe male. Ce la prendiamo al volo. Questo velocizza il processo di costruzione. Attenzione, perché loro adesso iniziano a subire il... la starvation, eh? Non hanno più cibo.
E infatti vedete come la milizia di Medina inizierà a calare drasticamente. Anche la garrison. Perfetto, facciamoli morire di fame. Che si mangino tra di loro. Che si mangino tra di loro. Molto bene. Perfetto. Dai che la guarnigione di Medina è andata, eh. Resta solo la milizia. Ok, garrison andata. Siamo in rapporto 1-1, eh. Dobbiamo vedere se con qualche altro attacco alle loro catapulte riusciamo a scremargliene qualcuno. Uno alla volta. Ma io direi che vediamo se c'è qualche skill da dare. Gli facciamo fuori quest'ultima e poi attacchiamo, ragazzi. Radunate l'esercito, mio signore. Perfetto. Allora, no, vabbè, dai. Tiriamo fuori un altro onagro. Tiriamo fuori un altro onagro. E attacchiamo. Appena è pronto, attacchiamo. Perfetto. Conduciamo un assalto, mio signore. Conduciamo l'assalto. È l'assalto della città di Medina. Siamo in rapporto 1-1 più o meno. Assalto difficile. Assalto difficile. Allora, io direi... Fermiamo le fanterie, facciamo lavorare tiratori e strumenti d'assedio. Ma vediamo se riescono queste catapulte a fare dei disastri. Ne sarei veramente, veramente lieto. Perfetto. La stiamo demolendo. Passiamo in rassegna alle truppe. C'è qualche persona nuda. Tipo questo, che è magro e famelico. Magro e famelico. Dai, Katas, però. Fate dei disastri. Aspetta che andiamo sul podio di lui. Non stanno facendo grossi danni, eh. Probabilmente loro sono... Allora, voi... Iniziate a mettervi qua, che voi mi entrate dall'altra breccia. Voi andate lì. Perfetto. 250, ancora pochino. Qua per noi, qua è perfetto per noi, ragazzi, perché qua abbiamo tutta una visuale sul campo. Cercano di frecciarci comunque, eh. Sopra il portone c'è un sacco di gente. Che stanno per essere bombardati adesso. Dobbiamo scendere dal podio, ragazzi, perché qua ci frecciano male. Perfetto, io direi facciamo entrare le truppe. Noi proviamo a entrare qua sulla breccia sinistra.
Madonna. Il portone lì, il maschio centrale delle mura, glielo stiamo disintegrando. Sai che non hanno niente lì dietro? Scusami. È arrivata una sventagliata di colpi di catapulta e non ha fatto kill. O hanno missato. Vedi che anche questo ha il nostro pigiamino fantastico in seta. Noi siamo opulenti, mio signore. Abbiamo i soldati con il pigiamino in seta. Sono pochini questi uomini qua. Qua è facile che non sfondano. Qua è facile che non sfondano. Sono tanti. Se quelli lì hanno lì Ghulam è un problema. Pulizia sulle mura noi. C'è giù il muro, non possiamo. Muori. Ok. Se riusciamo. Aia! Quanti cazzo sono? Guarda quanti cazzo sono. Andate in carica, dai. Gli arcieri, sono tanti gli arcieri però, eh. Attenzione che gli arcieri sono tanti, eh. Dovete salire sulle mura e prenderli, perché quelli lì ci fanno una strage da sopra. Spingetemi. Merda, merda, merda. Mi spingono da dietro, non riesco a sferrare colpi. Dai, dai, dai. Madò, quanti cazzo sono. No, quanti sono? Merda, non spingetemi che mi mandate a morire, stronzi. Direi che è finita. Non so se hanno ancora qualcosa sulle mura, ma dubito fortemente. Finita. Presa Aleppo, ragazzi. Uff. Allora, 168 prigionieri non sono affatto male. Qui abbiamo fatto una skill incredibile. Perfetto. Bandiera del cecchino. Arco da guerra della steppa. Abbiamo fatto anche un buon bottino in realtà, eh? Abbiamo fatto anche un buon bottino. Allora, noi mostriamo pietà perché Baliano ha pietà di tutti.
ha ragione o torto, questo lo lascio decidere a voi nei commenti. Dovremmo essere sempre, come dire, così, come si dice, misericordiosi, o dovremmo iniziare a pestarli e fargli male? Allora, vediamo un po'. Questa poveraccia non c'ha manco un elmo, mio signore. Allora, io direi... ti prendi l'elmetto. Noi non abbiamo armature qua, vero? No, e allora inizia a prenderti il caffettano su misura qua. Ferro battuto, potevamo tenercelo il ferro battuto. Lancia da popolano semplice. Allora ti devo dare uno scudo. Ok. E per adesso basta così. Allora, noi andiamo alla fortezza, alle segrete, non possiamo donare nessuno. Allora, andiamo in taverna, scegli i prigionieri da riscattare, vendiamo tutti questi. Ci facciamo 3.007. Poi andiamo in commercio. Teniamo le armi. Vendiamo questi. Vendiamo i vestiti. Il crano a 92. Mamma mia ragazzi, guardate quanto abbiamo fatto vendendo roba a questa città che sta morendo di fame. Picchia le olive, raga. Picchia le olive. Beh, ma io qua glielo vendo tutto, cioè che cazzo me ne frega. Quanti soldi che stiamo facendo, raga. Ma quanti soldi che stiamo facendo? Uno di attrezzi a 900, 26.000. 26.000 in commercio. Bene. Benissimo. Allora, noi andiamo a comprare cibo qua sotto, perché 10 di cibo ci bastano per fare l'aperitivo, raga. Allora, reclutiamo truppe. Qua cosa abbiamo? I Seljuk Gulam Horse Archer. Minchia, questi sono forti, eh? Ma sai che io questi me li prendo. E io direi... Minchia, quanto costano le olive qua? Cazzo. Vai a comprare il pesce. Madonna, dimmi che il pesce costa poco, per piacere. Allora, adesso facciamo anche Medina. Non ce la danno a noi, se la piglia Mark. Va bene lo stesso. Porca loca, oh. Purtroppo questi nobili qua, figurati, non c'hanno una mazza. Prendiamo giusto un po' di cibo per arrivare su. Attenzione, perché loro hanno ripreso Aleppo. Attenzione. Qua dobbiamo correre a Gerusalemme. Minchia, ma hanno disintegrato i nostri alleati. Pericolosissima questa cosa, ragazzi, pericolosissima. Fammi vedere un attimo qua come sono messi loro, va. Qui non è che c'hanno tanto, eh.
iniziamo a reclutare, a prendere loro, perché sennò è un disastro. Allora, qua facciamo scorte di cibo. Porca loca. Vediamo questi gulam a cavallo che loro lo fanno. E compriamo il grano. Mamma mia, ma quanto costa il grano qua sotto? Saliamo. Possiamo passare anche da qua sotto, eh. Questa prodotti. Senti l'asino come raglia, mio signore. Ok, e andiamo su. Porca loca. Dai, ma veramente, cioè, sono riusciti a perdere sia Aleppo e adesso perderanno Edessa. Certo che se non combattiamo noi, ragazzi, gli altri nobili del nostro regno sono veramente, come dire, disability. Cioè, sto servendo l'idea. Che Margaret che entra nel nostro gruppo però così mi sembra un po' eccessiva. Allora, andiamo a Gerusalemme. 76 predoni. 76 predoni. Commercio. Raddoppio i rapporti ottenuti risolvendo i meno 15 al penalità di prezzo d'acquisto nei villaggi. Che direi non è male. Allora. Siamo lì dentro un 20.000, andiamo in commercio. Io direi qua possiamo vendere, allora, del pesce. Meno 3.200, minchia. Minchia, 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 minchia. Bel problema questo, eh. Hanno preso Edessa, raga. Hanno preso Edessa. Hanno preso Edessa. Dobbiamo andare noi, perché questi adesso marceranno su Damasco. Attenzione, perché qua c'è l'esercito, eh. Preso. Preso, 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 preso. Io direi che possiamo inviare le truppe, tanto siamo in rapporto 1-2. Anche se comunque la barra del rapporto di forza non era così nettamente a nostro favore. Era a nostro favore, ma non in modo netto. Questo mi lascia intendere che questo esercito qua, nemico, dico, contiene truppe molto skillate. E qui dobbiamo andare a Damasco e vendere subito i prigionieri. Perdite ne abbiamo, eh. Perdite ne stiamo avendo anche abbastanza. I yield. Enough. Enough. Ne abbiamo due prigionieri. Noi abbiamo due prigionieri. Allora, scendiamo. No, io i prigionieri li voglio mettere a Gerusalemme nelle mie segrete. Nelle mie segrete.
così abbiamo anche un po' di roba da vendere, raga, perché se no non ce la caviamo più. Allora, commercio. Facciamoci questi 18.000. Poi andrei in fortezza, segrete, gestione dei prigionieri. E qua dentro abbiamo un sacco di prigionieri. Prendiamoli tutti, mettiamoci dentro questi tre qua. Perfetto. Poi andiamo alla taverna. Allora, gli Outremer Crossbowmen, tutto ciò che è Outremer lo teniamo, perché possiamo rireclutarlo abbastanza velocemente. Ok. Vabbè, niente, senti, vendiamo tutti, fa 30.000 di riscatto. Perfetto. Perfetto. Mio signore Baliano, il mio signore Reginaldo ti invita ad entrare a Kerak. Ma noi non entriamo a Kerak. Noi dobbiamo andare a riprenderci tutto quello che è nostro. Dobbiamo riprenderci tutto quello che è nostro. Facciamo un reclutamento a Hybrid e saliamo. Cavalcatura da nobile mi sembra un po' eccessiva. Però sai che io questo Ascarat me lo voglio prendere. Così per... così per sport. Ok. Scendiamo. Mamma mia. Questi sono... questi hanno contrattaccato con gli interessi, raga. Hanno contrattaccato con gli interessi. Goffredo di Buglione, questo è il re. I trust. Very well. Ma questi cavalli me li vuoi dare? Vuoi 8.400? Te li do. Dagli a me. Dagli a me i tuoi cavalli. Dagli a me i tuoi cavalli. Il palafreno. Il palafreno. Goffredo, ma vuoi unirti a noi? Abbiamo anche dei mercenari, come si dice, dei mercenari cristiani, cioè cristiani, pardon, musulmani. Io non voglio mica fare la pace. Cosa? Ma questi vanno a fare la pace? Questi vanno a fare la pace... in questo modo qua, dopo che hanno perso due città. Ma è pazzesca sta cosa. Ma raga, ma è pazzesca. Madonna, ma comunque ragazzi, Goffredo è veramente rimbambito, eh. Cioè, hanno perso Aleppo ed Edessa e fanno la pace. Ma almeno fammi combattere, Dio santo. Fammi provare a riprendere qualcosa. Oddio ragazzi, la situazione si complica per autismo del nostro sovrano. Io voglio sapere la vostra reazione, fatemi sapere nei commenti come avete appreso questa notizia, secondo me nefasta, nefasta, perché potevamo davvero davvero ottenere molto 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 di più, invece ci dobbiamo accontentare delle briciole. Allora, a noi come clan fondamentalmente interessa poco, ma per l'economia del regno questa è una mazzata che insomma potrebbe aver vanificato tutto il nostro lavoro che abbiamo fatto nella zona sud di Medina. Un like
Per sostenere la serie iscrivetevi se ancora non l'avete fatto e mi raccomando attivate la campanella del notifiche. Vi ricordo inoltre che è aperta la campagna abbonamenti e c'è già caricata la serie dedicata ad Oppenheimer, come far salire Oppenheimer al governo negli Stati Uniti su Herzog Iron 4. E ovviamente se siete abbonati potete guardarvi tutti gli episodi in anteprima. Io vi saluto e vi do appuntamento nel prossimo video. Ciao belli!